Bene, allora buongiorno, grazie a tutti di essere qui in questa domenica di settembre per la quarta edizione di Sciabaca. Prima di fare presentazioni istituzionali, chiedo di fare l'introduzione a questo primo evento della terza giornata e poi cominceremo questa nostra riflessione collettiva. Buongiorno a tutti, sta per iniziare la lezione tenuta da Luigi Prestinenza Puglisi dal titolo Oltre il non finito. Luigi Prestinenza Puglisi è critico di architettura, dirige la rivista online Press Letter e presidente dell'Associazione Italiana di Architettura e Critica. È stato il curatore della serie Italia Architettura, nonché l'autore di numerosi libri, tra cui La storia dell'architettura 1905-2018 e Hyperarchitettura. Seguirà il dibattito con Vincenzo Bernardi, Angela Sposato, Emilio Leo e Angelo Maggio. Grazie a tutti e buon ascolto. Allora, il presidente Macri questa mattina ha avuto un piccolo contrattempo e porta i saluti dell'ordine l'architetto Pitaro. Buongiorno a tutti, sono l'architetto Pitaro, il segretario dell'Ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro. Come diceva il collega e amico Emilio, il presidente oggi non è potuto venire, quindi vi porgo i suoi saluti e i saluti del Consiglio. Vedo dei consiglieri che saluto con molto affetto, l'architetto Arcieri, l'architetto Tropeano. Ci troviamo oggi in questo tempio dell'artigianato. Nella fabbrica di idee, mi piace definirlo. Ogni volta che vengo rimango sempre affascinato da quello che vedo e soprattutto da quello che sento. Siamo, come diceva l'architetto Leo, alla quarta edizione di questo bellissimo festival e niente, lascio all'amico collega architetto Leo il piacere di presentare i suoi ospiti, io ai quali auguro buon lavoro e a voi tutti un buon ascolto. Grazie. Allora, grazie mille. Entriamo un po' nel vivo della mattinata. È in corso questa mostra fotografica di Angelo Maggio che si chiama Non finito calabrese, estetico, etico e concettuale. E in realtà questo è stato un po' il motivo per costruire una specie di ponte ideale anche con l'edizione precedente dello scorso anno, in cui abbiamo fatto questo lavoro tra le immagini di questo giovane fotografo di Tropea con uno sguardo internazionale. È il nostro progetto Designing Grand Tour, che è stata una ricognizione sulla Calabria con gli occhi della contemporaneità. Quindi le foto di Antonio D'Agostino da una parte e questi arazzi contemporanei lo scorso anno ci hanno dato la possibilità di aprire un ragionamento su chi siamo in questo momento e probabilmente su che cosa vorremmo essere. E questo tema del non finito, di questa precarietà in cui tutti noi siamo immersi, ci sembra un tema di grandissima attualità, non solo per capire il presente, ma anche per fare questa operazione importantissima a cui siamo chiamati, immaginare che cosa succederà. Perché spesso, come dico sempre, oggi noi siamo un presente che qualcun altro ha immaginato prima, era un futuro prima, e questo presente forse quelli che erano chiamati ad immaginarlo non l'hanno fatto per come si sarebbe dovuto fare. Allora, il tema del non finito, che ha tantissime sfaccettature, tantissime angolazioni e punti di vista, oggi vuole essere essenzialmente un punto di partenza ed è il motivo per cui abbiamo utilizzato la parola oltre, cioè andare un po' più avanti, sfuggire
superare alcune semplificazioni che rispetto a questo tema spesso tutti noi, anche da progettisti, siamo come dire, portati a fare. E lo facciamo oggi con una voce autorevole della critica dell'architettura. Luigi Presidenza Puglisi, diciamo, al di là di un affetto mio da ex studente di architettura, no, che lo ha incrociato i suoi pensieri e il suo scritto un po' di anni fa, non diciamo quanto, e qui per darci probabilmente degli stimoli e dei punti di vista che ci devono far capire che al di là del metabolizzare o meno questo fenomeno, è un tema che ci tocca, è un tema di progetto, è un tema di futuro. E allora, poi per farlo ho chiamato a ragionamento non solo Angelo Maggio, che quindi è la persona che ha dato un apparato iconografico a questo ragionamento, ho chiamato Vincenzo Bernardi, che anche lui è architetto, progettista, si misura con ambiti internazionali, ha ormai una frequentazione, non dico quotidiana, ma quasi, con il Vietnam, e per provare con lui poi a creare dei ragionamenti anche di tassonomia su questo fenomeno, perché se non si organizzano le cose è sempre tutto molto indefinito e indecifrabile. E poi ho chiesto ad Angela Sposato, che molti di voi conoscono anche per il suo grande lavoro sulla valorizzazione dell'enogastronomia, diciamo è una brillante mente calabrese, anche abbastanza eclettica nel suo modo di fare, di ragionare su questa questione della percezione, perché alla fine le cose sono sempre frutto di uno sguardo percettivo, e la stessa cosa potrebbe essere, può apparire anche molto diversa a due occhi differenti. E allora dobbiamo forse anche interrogarci se siamo in grado come collettività di mettere a fuoco uno sguardo di tipo collettivo. Diciamo che il non finito è una metafora anche potentissima, applicabile allo stato di crisi in cui viviamo, alla democrazia, alla politica italiana. Diciamo che è un esempio abbastanza importante di non finito, no? Cioè di irrisolto. E quindi questo si collega a un tema scottante che in questi giorni è stato anche affrontato da più voci, anche con punti di vista diversi, che è il tema del Sud, cioè il tema in cui noi tutti siamo immersi, e il tema, diciamo, del nostro irrisolto complesso di inferiorità. Mario Caligiuri, nel discorso iniziale di Sciabaca, dice che ci ha ricordato che il Sud è entrato da sconfitto, no? nella storia recente, e che dopo 150 anni ancora non siamo in grado di interpretare questo nostro ruolo. E forse, probabilmente per questa amnesia collettiva, che siamo nello stato in cui siamo. Allora bisogna che qualcuno ci dia gli strumenti per ritornare ad essere presenti e incisivi sulla storia di questo paese. E quindi il non finito un po' apre tutta una serie di concetti: l'indeterminatezza, la sospensione, una specie di collettiva anestesia della percezione, ma potremmo dire l'abilità, potremmo dire che in qualche modo noi come società, rispetto a questo fenomeno, abbiamo smesso di tentare di governare la complessità, dandogli una gerarchia,
dandogli comunque dei significati intellegibili a molti. Quindi è una specie di metafora che ci aiuta a capire che non abbiamo concretizzato in maniera forse consapevole questo rapporto con la modernità. E noi siamo dentro ad una modernità irrisolta. E questo, come dire, è un tema da architetti. Quindi non è una questione meramente di costruire fisicamente o non costruire fisicamente, ma di dare senso a questo spazio. Perché il tema dell'abitare, e quindi non è una quinta. L'architettura non è uno scenario in cui poi gli altri creano delle cose, è essa stessa l'essenza, diciamo, importante in cui la qualità delle azioni umane si compiono. Se non c'è qualità in questo spazio, noi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, elevarci intellettualmente, ma ci sarà una schizofrenia di fondo. E quindi è il momento in cui questa professione si prenda le proprie responsabilità, cioè ritorni sulla piattaforma collettiva delle idee e cerchi in qualche modo di essere proattiva e di non raccontarsi le cose fra architetti, o di dire bello brutto, mi piace quello, mi piace quell'altro, come se si parlasse essenzialmente di una competizione sportiva. E quindi questo è il motivo per cui oggi, stamattina, tentiamo di andare oltre e di andare oltre la dicotomia scempio-monumento, no? Ai molti tutte queste labilità appaiono come orride, quindi sono sempre, richiamiamo continuamente delle categorie estetiche, altri ancora adesso, con un atteggiamento forse quasi naif, dicono che bisogna monumentalizzare questo fenomeno, no? E poi noi siamo un paese che il rapporto con le cose, appena diventano leggermente storicizzate, siamo pronti subito ad attaccare una bellissima targhetta di ottone al ricordo della questione. E allora, prima di dare la parola a Luigi Presidenza Puglisi, ho provato a dare, diciamo, delle immagini e delle parole su cui nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci piacerebbe ragionare, perché questo tema del non finito, di un progetto per lo spazio della Calabria, o se vogliamo un progetto per uno spazio della contemporaneità dalla periferia, potrebbe diventare un pezzo di sciabaca che ragiona non solo con approfondimenti puntuali, ma con una specie di piattaforma permanente. E questo tema del non finito non può che richiamare una questione fondamentale nella storia dell'architettura, che è il campionamento, cioè prendere pezzi e metterli a caso, perché apparentemente moltissima del risultato estetico del non finito è questo, cioè la gente prende quello che ha a disposizione, lo mette insieme senza alcun senso, o almeno senza un senso apparente ai molti. Ma questa è una pratica che è sempre stata fatta e che in alcune epoche oggi ci appare digerita e accettata, perché stanno appiattite sul piano del divenire storico. L'architettura bizantina, diciamo, è pienissima di queste cose, no? Queste sono un pezzo di statua, penso greca o romana, messa lì in una chiesa a stilo. Cioè, ha dei significati simbolici, naturalmente, no? Quindi non potremmo aprire un seminario nel seminario su questa immagine, però l'ho messa più che altro per dire che questo non è molto simile, non è molto differente da questo, no? Cioè, questa è un'immagine di una complessità enorme, perché a un certo punto
Questo era un edificio con probabilmente un buco, una finestra. Poi qualcun altro ha pensato che bisognava metterci una macchina, un trattore, quindi ha allargato. Poi successivamente la funzione è cambiata e hanno ristretto. E lo hanno fatto con un altro linguaggio. E poi hanno trovato una porta o l'hanno fatta fare, ancora con una complessità frattale. Cioè, alla fine questa cosa ci appare un po' destabilizzante perché forse qualitativamente è labile, i materiali sono labili, non sono stati risolti per come bisognava risolverli, però questa ha molta più complessità precaria di questo, no? Perché questa è l'altra categoria che ci deve far pensare, cioè il finito calabrese, di cui siamo pieni. Altrettanto quanto il non finito, no? E qui è tutto risolto, fino alle placche delle prese nel bagno, fino al ricamo, al ricciolo della tenda, fino alle lune, ai soli intarsiati nelle pietre. Cioè, questo è altrettanto un tema su cui ragionare. E quindi non possiamo affrontare tutto a livello di anestesia, no? Prendiamo dei geranei e tutto ci appare migliore. Forse è il tempo di inventare. Quindi questo è il mio augurio, questo è il mio auspicio, questo è il desiderio per il futuro, no? Siamo una terra che può ancora inventare, però facciamolo consapevolmente e collegialmente. Grazie a Luigi. Il tema non è che proprio facilissimo e credo che giochi anche su un'ambiguità. E cioè sull'ambiguità della parola non finito, da un lato come opportunità e dall'altro lato come apertura. Cerco di spiegarmi meglio. Se una cosa è non finita, ci dà un'opportunità che una cosa finita non ha, ed è quella di poterla completare, sistemare, trasformare. C'è però un'altra eccezione del termine non finito, che è quella di apertura, che è anche molto interessante, nel senso Michelangelo, che certo era un grandissimo artista, a un certo punto capisce che la bellezza non si può fissare in un'immagine data una volta per tutte. Infatti voi prendete anche la vostra esperienza, guardate le cose che voi giudicate belle, dopo un po' queste cose che giudicate belle vi stufano, trovate che ci sia qualche difetto, qualche errore, vi viene un'altra idea di bellezza. E allora Michelangelo inventa una cosa straordinaria, che è il non finito, che è la bellezza lasciata all'immaginazione. Chi vede un oggetto lo vede non tanto come chiusura, ma la vede come apertura, e lo finisce lui ogni volta in un modo diverso, con la propria immaginazione, con la propria fantasia, e così questa bellezza non si consuma, rimane sempre eternamente aperta, sempre eternamente bella. Credo che Michelangelo abbia veramente inventato un modo moderno di vedere il mondo e di vedere la bellezza. E allora un po' su questi due temi dobbiamo muoverci. Il non finito come opportunità e il non finito come opera aperta. Mi sembra anche nell'intervento che tu facevi un po' ti muovevi entro questa,
questa dialettica tra queste due diverse accezioni. Non finito come opportunità. In fondo siamo fortunati per vedere il bicchiere un quinto pieno invece che quattro quinti vuoti. Perché se vivessimo in realtà come quelle, non so, San Gimignano, Siena, e a Siena che cosa puoi fare? È stato fatto, è un complesso talmente finito. Io sono convinto che si potrebbero fare delle cose, però è molto difficile pensare di migliorare Piazza del Campo a Siena. Quindi è un patrimonio che si presenta, come dire, con una sua chiusura. Pensiamo alla periferia di certe realtà. Io sono siciliano, quindi conosco, sono catanese, quindi conosco la realtà meridionale, e penso a certi centri storici di certi paesi che sono veramente ormai distrutti, però hanno delle loro bellezze, e là invece c'è questa opportunità di poter fare, c'è la possibilità di poter ripensare, ricostruire il futuro, senza avere oltretutto quei vincoli che più o meno giustamente sono imposti nel momento in cui si interviene su opere di valore. Non so se voi conoscete il caso di Favara. Favara è un caso estremamente interessante della Sicilia. Era un paesazzo che stava, i ragazzi dicono, in Culonia, per dire proprio. Io ero siciliano di Favara, non avevo mai sentito parlare in vita mia. Di una bruttezza di quelle alle quali noi siamo abituati. Forse nel tempo le salvaguarderemo queste cose con la sovrintendenza, però infissi d'alluminio anodizzato, tubi che non finito, abusivismo del peggiore, a volte anche con cose di una certa intelligenza, come dire, operativa. Comunque veramente una schifezza, ecco, per dirla tutta. E là è intervenuto questo notaio Bartoli, è intervenuto chiamando degli artisti, chiamando degli architetti, prendendo un pezzo del centro storico che si chiama i Sette Cortili, facendo fare degli interventi di arte, di piccola architettura, ma intervenendo con una pesantezza che sicuramente non si sarebbe potuta avere a San Gimignano o a Siena. Il risultato è una città che sta diventando estremamente gradevole, coraggiosa, e che quindi ha saputo sfruttare, trasformare quella che era una carenza in una opportunità. Qualunque sovrintendente credo non si arrischierebbe a dire non ti muovere, perché comunque peggio di com'era non poteva essere. Però nello stesso tempo questi interventi hanno tirato fuori alcune bellezze, alcune cose interessanti, che comunque anche nelle situazioni più brutte, più compromesse e più degradate ci sono. E quindi si è permesso di mettere in moto un rinnovamento estremamente interessante. Quindi il
non finito, il cattivamente finito, è diventato sicuramente una opportunità per la trasformazione della città. Il fatto di poter intervenire in tutte queste situazioni, io credo che possa essere una risorsa per le nostre realtà. Quindi questo da un lato è il tema dell'opportunità, intervenire come? E qua, intervenire ricreando il finito? Probabilmente no. Vi faccio un esempio, perché se qualcuno parla troppo astratto poi non ci si capisce. Adesso c'è questa mania da parte delle sovrintendenze, dei comuni, di recuperare il bello, e sembra una cosa molto bella, perché che cosa c'è di più bello che recuperare il bello? Allora si prendono per esempio delle chiese del passato nelle varie città e le si ristruttura perfettamente, le si ristruttura recuperando tutta la storia del passato, a volte anche inventandola questa storia quando non si hanno documenti, ma ormai gli italiani però in questo recupero della storia sono diventati brevissimi. Facciamo delle cose veramente straordinarie. Alla fine anche le cose nuove, anche le cose inventate sembrano del nostro passato. Ma quando si sono finite di fare queste chiese, con la legge del 15, sapete che cos'è la legge del 15? Che per fare un'opera pubblica in Italia ci vogliono almeno 15 anni. Adesso la legge del 15 sta diventando del 20. Quindi, dopo 20 anni, finalmente si recupera spendendo un sacco di soldi sta chiesa. Bellissima. Il problema però diventa, e mo di questa chiesa che cosa ne faccio? Il recupero è stato talmente attento e talmente filologico che quella chiesa poi si presta poco ad essere un luogo per incontri. Perché per esempio c'è una cattiva acustica, ma non puoi rovinare la bellezza di quella chiesa meravigliosa che tu hai recuperato spendendoci un sacco di soldi. E l'impianto elettrico, e il freddo, e il caldo. Risultato, queste chiese, che in genere vengono sempre pensate come centri culturali polivalenti, che non vuol dire esattamente niente o quasi niente, stanno là chiuse, a volte in attesa di nuovi lavori, perché nei 20 anni che hanno fatto il recupero già qualche cosa si è rovinata, in attesa dell'adeguamento ad una nuova normativa, perché in Italia le normative sono a mitraglia, per cui neanche fai in tempo ad adeguarti ad una normativa, che subito ce n'è un'altra che ti dice che... queste opere rimangono là come pachidermi che non servono quasi a niente, sono diventate delle pompe per fare uscire soldi, per un pochino mettere in moto l'economia del restauro, eccetera, però poi hanno un... E allora, ragionando su questa cosa, mi è venuto tempo fa un pensiero. E se invece noi cominciassimo a ragionare un pochino di più sull'effimero e sul precario? Allora, bisogna accontentare il sovrintendente, che vede nel recupero dell'opera. Il sovrintendente lo si accontenta dicendogli: caro mio, noi facciamo delle cose provvisorie che non compromettono assolutamente il recupero, quando vorrete, del dovere com'era di questo edificio meraviglioso. Però nel frattempo utilizziamo questo edificio, dopo averlo messo in sicurezza, per fare quello che dobbiamo fare.
Io ho avuto questa, un po' questa intuizione, ma credo che non è che sia questa grande intuizione. Quando sono andato a vedere la Leopolda, no, io non frequento la Leopolda per i convegni politici, per carità, ma perché mi avevano invitato per una mostra di profumi. Un mio amico è un grandissimo esperto di profumi, ha detto: perché non vieni a vedere questa cosa? Io ho detto: non ci penso nemmeno. Mia moglie mi dice: ma che cosa ti ha detto Giovanni? E io gli ho detto di andare a vedere la mostra di profumi. Tu che gli hai detto? Che non ci pensavo nemmeno. Come non ci pensavi nemmeno? A me piace vedere i profumi. E allora siamo andati a vedere questa cosa noiosissima di profumi. E la Leopolda funzionava bene, aveva non era stata recuperata, avevano sistemato alcune cose e funzionava come spazio per esporre i profumi. Immagino che per i convegni politici funzionava ugualmente bene, perché facendo alcuni accorgimenti. E allora questa struttura, che non era stata recuperata nel dovere com'era, spendendoci molti soldi e molto tempo, funzionava invece come un meccanismo abbastanza dinamico, perché si adeguava alle funzioni e rispondeva a tutto questo velocemente e a costi contenuti. D'altra parte, noi adesso stiamo facendo questa lezione nel lanificio, che è un esempio di come una struttura adibita a certe funzioni possa essere adibita ad altre senza bisogno di recuperarla con questa strategia, che secondo me alla fine è deleteria, del restauro bellissimo del dovere com'era, dell'opera che non ha più nient'altro da aggiungere dal punto di vista estetico. Tempo fa, su questo tema, ci fu anche una polemica con Sgarbi. Non so se voi avete seguito il caso del Palazzo dei Diamanti. E Sgarbi... Allora, la storia del Palazzo dei Diamanti è questa. Il Palazzo dei Diamanti fuori è molto bello, dentro pure, però sul retro è un disastro. C'ha una struttura precaria, provvisoria, messa là, bruttina, per permettere alle persone che fanno il giro di un'ala di poter uscire fuori e entrare nell'altra ala del Palazzo. Per questo si decide di fare un concorso gestito anche dalla stessa sovrintendenza, per creare una struttura aggiuntiva nel retro, che permettesse questo passaggio e nello stesso tempo fungesse da servizio all'edificio, quindi servizi igienici, libreria, bookshop, queste cose. E l'idea era quella di mettere una struttura precaria, ma non troppo, e che avesse una dignità architettonica. Sgarbi, dopo che il concorso viene aggiudicato con tutta la sovrintendenza, Sgarbi parte in quarta dicendo che stanno facendo uno scempio, come se a qualcuno gli fosse venuto in mente di stuccare i diamanti del Palazzo dei Diamanti. In realtà era un'operazione molto, molto semplice, oltretutto reversibile. Non vuol dire che uno va con la chiave inglese e smonta la struttura. Reversibile vuol dire che è una cosa che si aggiunge alla struttura, e dopo un po' di tempo, se si scopre che non funziona, che è brutta, la prende e la batte senza provocare danni o detrimento alla struttura storicizzata, e che da tutti viene apprezzata come un
un monumento. Invece su questa cosa si svolge la solita battaglia di retroguardia. La battaglia di retroguardia, non toccare il capolavoro, non toccare il finito, il bene storico e architettonico è intangibile. Quindi operando una logica di chiusura, di finito, che invece non si può avere rispetto alla storia, che invece presuppone il continuo non finito, cioè la trasformazione, ovviamente rispettosa, fatta in modo tale che se si decide che le cose non funzionano, poi alla fine si possa tornare indietro, e quindi irreversibile. E questo per un pochino concludere la prima parola. L'altra accezione di non finito è invece quella dell'opera aperta. Il concetto di opera aperta è un concetto antico che poi fu teorizzato negli anni 60 in un famoso libro di Umberto Eco, che è l'idea che l'opera non deve essere finita. È un po' il continuo dell'intuizione michelangiolesca: non deve essere finita, ma deve essere aperta alle persone, al loro intervento, agli usi che ciascuno pensa di ottenere rispetto all'oggetto. Non so se avete mai visto certe bellissime rampe che ci sono fuori da certi musei. Cioè, per esempio, il Museo di Barcellona c'è una rampa bellissima, immagino pensata per i portatori di handicap e quelli che si muovono su carrozzella. I portatori di handicap sono in numero limitato, invece i ragazzi con lo skateboard sono moltissimi. E durante la giornata utilizzano quella rampa felicemente per poter fare i loro spericolati giochi di equilibrismo. Quindi esattamente l'opposto, perché da un lato si presupponeva l'uso lento della persona che ha dei problemi, e invece il tempo ha mostrato che l'utilizzo è tutto un altro. Io una volta feci delle mappe tattili per non vedenti, che sono una cosa che non adopera nessuno, servono solamente per far dire all'istituzione: io ho cura dei non vedenti, quindi spendere questi soldi. E misi quella mappa tattile all'ingresso di questo ufficio, e poi una striscia di queste di mattonelle rilevate che portava all'ascensore. Dopo un po' di tempo, siccome nelle cose bisognerebbe sempre fare un po' di feedback, sono andato là a chiedere ai custodi come si trovavano. I custodi erano felicissimi. Allora ho detto: ma perché ci sono ciechi? Si dice: sì, i ciechi ci sono due in questo, ma conoscono benissimo l'edificio e quindi non utilizzano la mappa e i rilievi per terra. Ho detto: allora perché cosa serve? Perché quando dobbiamo dare delle indicazioni al pubblico normale, invece di dirgli a destra e a sinistra, diciamo: sei qua là, quelle che erano incazzate nere erano invece le donne delle pulizie, le quali, avendo ste cose di plastica, quindi come dire, rispetto all'uso che noi volevamo avessero queste. D'altra parte, una cosa divertente la riporta pure Umberto Eco a proposito dei bagni che misero nelle case a Matera, delle case economiche popolari che si fecero nel dopoguerra. E questi erano abituati a farle in plein air i loro bisogni, quindi se ne andavano all'aria aperta.
E ci fu un'inchiesta per sapere poi se queste, un'inchiesta sociologica per sapere se queste case funzionavano, quel risultato avevano ottenuto. E appunto risultò questa cosa, che i bagni venivano poco utilizzati per la loro funzione principale. Invece erano ritenuti utilissimi per sciacquare le olive, perché mettevano delle retine con le olive, le mettevano sotto dentro il vaso, tiravano lo sciacquone, allora credo che era con la catena, e in questo modo le olive si sciacquavano. Questo per dire come noi sempre ci immaginiamo degli usi, delle cose, ma gli usi possono essere altri. E questo anche quando noi ci immaginiamo degli usi molto rigidi. Se invece anche la stessa architettura comincia a prevedere degli usi aperti che prevedono una risposta, oggi ho fatto, in questo momento sono bombardato da messaggi delle femministe che sono incazzate contro di me, invece sto facendo un esperimento, io uso molto i social, Facebook, sono stati uno strumento straordinario per liberarmi dei canali istituzionali e avere una mia voce libera. E oggi avevo visto un'immagine di Jennifer Lopez, l'avete visto che ha sfilato un po' a come dire, però ancora una bella femminazza. Allora ho provato a mettere una frase fortemente ambigua. La frase fortemente ambigua era gallina vecchia, puntini puntini. Questa cosa ha sollevato un delirio di e si sono formati due o tre partiti che hanno interpretato questa frase, che aveva due o tre aperture diverse. Una era quella sessista e becera, gallina vecchia, statene a casa, eccetera, eccetera. L'altra era quella dell'ammiratore, che dice gallina vecchia ancora bella donna. L'altra era quella della critica larvata ad una persona che, ad una certa età pensa ancora di competere con delle ragazze che hanno 30 anni meno di lei, e lei modello meridionale, una bella donna, però non è proprio una modella, non ha le gambe che hanno le modelle, e quindi si mette. Quindi era una frase che aveva tre diverse possibilità interpretative. Sta succedendo un delirio. L'apertura, e però a me interessava per capire un pochino questa possibilità che abbiamo sempre noi, anche per poi discuterne con voi, di avere atteggiamenti, frasi, contesti ampiamente ambigui. Noi giochiamo spesso sull'ambiguità, e lo stesso succede con gli spazi, e questa apertura molte volte è un'apertura positiva. Per esempio, vi faccio degli esempi perché sennò andiamo troppo sull'astratto e poi ci perdiamo. Gli artisti detestano esporre nei musei fatti dagli architetti. Il museo Maxi, che io trovo un'opera bellissima, è considerata, credo, dagli artisti come una trappola mortale. Il museo Guggenheim, sapete la storia del museo Guggenheim, fu una guerra fin dall'inizio tra Frank Lloyd Wright e Sweeney, che era il direttore di questo museo, per tre motivi. Uno, che era un'opera troppo iconica e quindi le opere d'arte si trovavano a disagio in un ambiente così fortemente caratterizzato. Due, perché per fare questa rampa che si scende gli interpiani erano bassi
E questo voleva dire che non si potevano esporre opere più alte di un paio di metri. Tant'è vero che quando Sweeney, arrabbiato, gli impone questa questione, Wright gli dice: chi se ne frega le taglie e le opere? Immaginatevi, no, l'arroganza dell'architetto di fronte al... L'altra cosa è che per fare questa rampa le pareti erano inclinate, quindi questo per i quadri funzionava male, tant'è vero che bisogna mettere dei braccini che poi permettano di riportare la verticale. E poi c'era il fatto della luce, che la luce ti arriva proprio sulla faccia, mentre invece il modo migliore per illuminare un quadro è dall'alto. Anche là c'è il lucernario dall'alto, ma c'è questo taglio che è particolarmente fastidioso. Mille obiezioni del genere possono essere trovate per il Museo Guggenheim di Bilbao, per il Museo del... Insomma, gli artisti preferiscono esporre in un garage abbandonato e imbiancato che in un'opera che è costata centinaia di milioni, fatta apposta per loro. Questa cosa ci deve fare pensare, al fatto che come dire, l'apertura di un'opera deve essere tale da ammettere degli usi, delle modalità che non sono esattamente quelle che sono state pensate una volta per tutte dal progettista. Tanto è vero che uno dei musei che funziona meglio a Parigi, e questo a me mi ha fatto sempre un pochino riflettere, è il museo a Palais de Tokyo, non so se ci siete mai andati. Questo museo è stato ricavato in un edificio anni 30-40 molto monumentale e poco friendly, poco amichevole. Allora, che cosa hanno fatto gli architetti? Invece di fare la sistemazione, l'hanno distrutto. Hanno cominciato ad abbattere contro soffitti, hanno tenuto le pareti e hanno fatto un'operazione forse eccessivamente manierista, se vogliamo, però invece che presentare un prodotto troppo finito agli artisti, gli hanno presentato un prodotto volutamente, forse anche troppo artatamente, non finito, per dare agli artisti il modo di muoversi a disagio, liberamente e non a disagio rispetto allo spazio. Quindi questo concetto dell'opera aperta è un concetto anche particolarmente interessante da un punto di vista progettuale, perché presuppone che gli artisti, gli architetti, invece di pensare ad un oggetto finito con un uso determinato e dato una volta per tutti, pensino ad un oggetto che sia dal punto di vista spaziale, sia dal punto di vista concettuale, sia aperto a successive e continue scritture. Credo che gran parte dell'arte si muova su questo versante da Duchamp in poi, e credo che questo sia una frontiera interessante. Cosa c'entra tutto questo col non finito dell'autostrada che non è stata finita e interrotta perché ci sono stati dietro ladrocini di ogni tipo? Cosa c'entra questo? Non lo so. Però questi due temi, uno, diciamo, del non finito come possibilità di intervenire, come opportunità, diciamo, di intervenire perché ci si trova davanti ad un'opera non di grandissimo valore e chiusa, ma di scarso valore e quindi
foriera di essere cambiata, e l'altro invece come intervento concettuale e quindi furbo, astuto dell'architetto, di non presentare mai strutture chiuse, ma di presentare strutture aperte in grado di cambiare e mutare col tempo con le esigenze degli abitanti, credo che su questa dialettica si debba molto lavorare, soprattutto da noi nel meridione. Poi da qui a fare cose buone il passaggio è lungo, però signori miei, invece di vedere il mondo e la nostra realtà negativamente e come irrimediabilmente compromessa, credo che questo ci dia la speranza e anche qualche strumento operativo per poter pensare di essere fortunati e dire a quelli di San Gimignano: sfortunati voi che avete un paese tanto bello e tanto chiuso monumentalmente, noi abbiamo le nostre fedenti periferie, i nostri fedenti centri storici che possiamo trasformare, cosa che voi non potete fare. Grazie per l'attenzione. Non è un elemento di interpretazione, ma è un macigno, è proprio un problema di gravità, quindi impedisce al progetto di esprimersi. E allora questa è una grande opportunità, no? Il nostro, anche lì, rapporto un po' labile con l'identità e la nostra storia forse ci presenta la possibilità aperta di intervenire. È chiaro che bisognerebbe su questo aspetto aprire anche un tavolo sulle regole, no? Che è una questione che in questi anni io mi sto ponendo sempre, perché alla fine qualunque tipo di visione alternativa ha sempre bisogno poi di un contesto normativo, perché se non ce l'hai questo contesto, o devi essere veramente bravissimo, un po' come hanno fatto a Favara, cioè di fare delle cose normativamente che, diciamo, gli occhi degli uffici tecnici o di chi in qualche modo è lì a prescrivere quello che non si deve fare, e farglieli sembrare in un certo modo e poi farli apparire in un altro. Quindi l'architetto deve essere anche un po' un prestigiatore da questo punto di vista. Allora, chiamo Vincenzo e ringrazio Luigi veramente per questa riflessione. Eccoci, salve. Dopo l'intervento di Luigi, mi sa che per poter essere interessanti dobbiamo mettere su un po' di, diciamo, di cabaret. Io e Emilio di solito siamo abbastanza bravi in questo. Allora, il mio intervento parte da una riflessione, cioè se è possibile in qualche modo ritrovare una matrice storica e culturale e quindi un'origine nobile del non finito calabrese. Parte? Con calma. Ok, pure noi. Ne siamo tutti su. Perfetto. Poi io sto scomodissimo. Tu sei sicuro che non è che... C'è il virus? Di pazienza. Metti la scheda intero. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Un po' di suspense, dice Emilio, che non guasta. La prima immagine a me piace molto perché è un'immagine dei Musei Vaticani che conoscerete molto probabilmente e che raffigura la Calabria un po' capovolta sostanzialmente, no? E che ci dà un po' l'idea di questo mondo che a volte, del quale a volte si fa fatica a trovare delle regole e che spesso ci appare, in cui le logiche ci appaiono un po' al contrario di come dovrebbero essere. In realtà, avendo delle chiavi di lettura proprio di alcuni dei fenomeni che si hanno, poi le logiche vengono fuori più chiare e sono abbastanza definibili, no? Uno, l'esempio dal quale vorrei partire è questo delle murature civate, che ormai per
per noi costituiscono un esempio di riferimento, no? Tante volte viene considerata la muratura civata come un... come... Scusate, un po' di... Posso avere un po' d'acqua? È il jet lag, no, è quello che hai mangiato in Vietnam che ti sta tornando indietro. non volevo dirlo. Sì, funziona meglio. Eccoci qua, scusate, ma io quando faccio queste cose mi faccio prendere un po' dall'emozione, non sono appunto bravo come te. Allora, dicevo, 1783, editto di Cassa Sacra, dopo il terremoto spaventoso che succede in Calabria e che porta alla distruzione di gran parte della cosiddetta Calabria Ultra, viene varato questo editto da parte del governo borbonico per favorire la ricostruzione. Tra le varie cose che vengono fatte, a parte la confisca dei beni appartenuti agli enti ecclesiastici e che quindi dovrebbero andare in qualche modo a ridistribuire la ricchezza, viene passato un provvedimento, un po' come avviene anche oggi nelle manovre finanziarie in genere. Scusami, un attimo. Riprendi tranquillamente se hai bisogno. Intanto questa è la mezza terme. Questa è la mezza terme. Quasi come San Gimignano. Sì. Quindi dicevo, perdonatemi, tra le varie misure che passano per favorire la ricostruzione, ne passa una che in realtà avrà poi un impatto devastante sulla costruzione del territorio e sulla costruzione edilizia in genere, che è quella che è una legge che praticamente prevede il pagamento delle tasse sulla casa soltanto se la casa era finita. Per cui, diciamo, l'origine, se vogliamo, del non finito calabrese parte appunto da qui. Succede non solo nell'edilizia normale, ma quello che stupisce è che questo si ritrova poi negli esempi più importanti. Un sacco di palazzi, qua siamo alla Venezia Terme sulla palazzata del Corso, un sacco di palazzi appunto non vengono finiti, le facciate non vengono terminate. Questo appunto sulla facciata del Corso, ma abbiamo anche l'esempio a San Biase di Palazzo Porchio, e la cosa è in questo dettaglio, la cosa è particolarmente evidente. Altri esempi, Palazzo Nicotera, sul retro ovviamente non è terminato. La testimonianza di tutto questo si trova per esempio nei catasti onciari, dove questi che sono gli edifici più importanti praticamente mancano, quindi non vengono tassati. C'è da dire che un altro dei fattori che avevano influito pesantemente era proprio questo senso di precarietà del territorio. Storicamente la Calabria è un territorio difficile, questa è un'immagine del Settecento da parte di uno dei visitatori del Grand Tour. La rappresentazione tipica è quella di una terra inospitale, no? Una terra difficile da percorrere. E anche la rappresentazione che se ne dà è, diciamo, sempre più o meno simile, cioè una natura abbastanza matrigna. Questi sono alcuni giornali dopo il terremoto del 1908, giusto per scorrere alcuni degli eventi più calamitosi e più importanti. E questa invece è un'immagine, una raffigurazione del terremoto 1783-1638, come sapete, hanno completamente stravolto sia l'orografia, addirittura cambiando proprio la geografia di alcuni luoghi, ma soprattutto l'abitato. Ma c'erano tutta una serie di altri fenomeni che però si verificavano molto più di frequente, dei terremoti che avvenivano sostanzialmente una volta ogni 100 anni, quali per esempio le frane o ancora più terribili le alluvioni, che distruggevano continuamente quello che era stato costruito. E forse in questo è possibile ritrovare una certa tendenza poi a non fare delle cose finite, no? Le lascio aperte perché tanto so che non ho possibilità di fare diversamente, tanto la natura se le riprende. Certo, poi come
vengono realizzati. Spesso queste opere di regimazione idraulica, anch'esse sono non finite, no? In un altro posto le avremmo viste, che ne so, col rivestimento in pietra, qua invece il muro viene lasciato a faccia vista. Quando la cura è peggio del male succede questo, per esempio, no? Il rapporto col territorio è sempre molto instabile, per cui qua siamo per esempio nella vicino Paola, ovviamente l'opera di regimazione, perché non di regimazione, di contenimento del mare, ha portato a costruire tutta una serie di frangiflutti che periodicamente poi si inabissano di nuovo e bisogna ricominciare, cioè il mare si riprende quello che mano a mano gli è stato sottratto. Tra l'altro è una forma di tutela del non finito, perché cioè, i frangiflutti servono a preservare la non distruzione del non finito della costa, quindi siamo già in piena valorizzazione. Sì, tra l'altro qua si vede su questa foto qua si vede uno degli acceleratori dello sviluppo sulla costa, che è la ferrovia, no? La ferrovia, invece di costituire un limite presso il quale poi l'abitato si doveva fermare, in realtà è stato un incentivo ad andare il più vicino possibile alla ferrovia e quindi occupare la maggior parte possibile di territorio. La non finita per antonomasia, la Salerno-Reggio Calabria. Ieri dicevo a Luigi che è talmente, noi siamo contro forse la natura, pure adesso che ci siamo un po' ripresi. Ok, è talmente consolidata nell'immagine generale, questa, diciamo nell'immaginario generale, quest'idea che la Salerno-Reggio Calabria non sia finita, che anche adesso che è finita la gente se l'immagina come non finita, no? Ovviamente. E anche qui il territorio difficile, se ne è dovute superare di parecchie, insomma, per poterla veramente realizzare questa strada. Non c'era riuscito nessuno prima nella storia, no? Anche i romani fanno la via Popilia, però in effetti un po', diciamo, trascurano abbastanza la Calabria. Chi la doveva percorrere di solito per andare a Palermo, per esempio, preferiva andarci via mare, certamente non per la Calabria. E quindi queste strade, quando vengono realizzate, a volte succede questo. Questo è Rosarno. Mi ricordo un commento da parte di un collega ingegnere, del quale non vi dirò il nome neanche sotto tortura, che mi diceva: il mio più grande sogno è avere l'affidamento di un incarico, una strada di montagna, tanto è infinita, perché continua, cade un pezzo, l'anno dopo lo devo rifare e quindi mi pagano continuamente la parcella, no? E questo è il... È una parcella aperta, praticamente un'assicurazione sulla vita. E strade che hanno deturpato il territorio, qua stiamo a San Biase, la tombatura di un torrente, si è cominciato, a un certo punto si è lasciato così per tanti anni, è diventata anche questa non finita, no? Perché il non finito è un'attitudine, è una predisposizione mentale qua in Calabria, sembra che non riusciamo a terminare le cose. E poi c'è l'intervento della politica, che diciamo ci mette abbastanza del suo. 1970, pacchetto Colombo e l'industrializzazione, non è partita una, no? Lo sappiamo benissimo tutti. Questa è l'ex SIR, che per anni è stato una cattedrale, un monumento al non finito, sul quale era bellissimo andare a pescare, poi invece di demolirlo tutto, perché neanche la demolizione si riesce a finire, hanno demolito soltanto la parte di sopra e adesso sta crollando piano piano. Gioia Tauro, la vicenda vuole che nasce come centrale a carbone, poi dopo faticosissimi tentativi è stato accordato il porto, che come sapete è uno dei più grandi del Mediterraneo. E poi l'altro elemento fortissimo che alimenta questo sentimento, la sfiducia nelle istituzioni. Sembra che tutto ciò che viene fatto dal pubblico non si riesce poi a finire. Quindi questo è lo Stadio dei Due Mari, una perfetta cattedrale del deserto, che adesso c'è il raddoppio, perché stanno facendo anche il palazzetto vicino, che avrà la stessa, diciamo, logica di questa, perché tanto non ci andrà nessuno. E poi un'ultima notazione, è il non finito sullo studio della Calabria. Non esistono studi sistematici sul territorio calabrese, l'unico è fatto da un geografo che conoscerete, che è Lucio Gambi, che l'ha fatto nel 1960. Sono passati 60 anni e non c'è uno studio sistematico, c'è uno studio che
cerca di capire quali sono effettivamente le caratteristiche, lo sviluppo del territorio. Le due immagini sono una, si chiama il titolo, il Mediterraneo da scoprire, perché sono l'immagine di destra è un'immagine che ha utilizzato la Regione Calabria negli anni 90 per fare uno slogan di livello europeo. E invece a sinistra è un'immagine, come abbiamo visto prima, di uno dei viaggiatori del Grand Tour, che veniva appunto due secoli prima a scoprire la Calabria. Sono passati 230 anni e ancora, insomma, bisogna scoprirla. E chiudo con un incentivo alla scoperta di quello che ancora la Calabria ci può dare. Spessissimo ci si ferma alle icone classiche, no? Che sono Tropea, che sono le Castella, eccetera, eccetera. E poi si dice, sì, ma in Calabria in fondo non abbiamo quasi niente. Questa è Amendolara, sul versante nord ionico, ed è una cupola a trullo. Pochissimi autori ne parlano, ne parla uno negli anni 50 che si chiama Venditti, non è il cantante, si chiama Arnaldo Venditti, e dice, singolare esempio di costruzione in Calabria. Io ne ho censite 40 in Calabria e l'ho fatta da, diciamo, senza fare uno studio sistematico. Questa è Strongoli, Frascineto, Trebisacce, San Francesco a Rocca Imperiale, Cauloni, eccetera. Quindi attraverso la Calabria da nord a sud, e forse varrebbe la pena, no, di ripartire da esempi del genere per cercare di capire quali sono poi le peculiarità dell'architettura e anche della storia calabrese, no? Piuttosto che cercare di chissà quali riferimenti. Ed è strano perché di questa cosa invece Escher 100 anni fa se n'era accorta, e uno dei suoi pochissimi disegni ovviamente sulla Calabria riguarda proprio San Francesco, a Rocca Imperiale. Grazie Vincenzo. Questo, diciamo, tema anche del un po' della tassonomia, no? E il richiamare un elemento fondamentale e fondante di questa labilità che è la sismicità che è dentro di noi. Cioè, noi siamo una terra sismica, ogni 100 anni c'è questo evento che fino a un certo punto è stato ineluttabile. Oggi potrebbe non esserlo, ma nessuno di noi fa nulla, siamo tranquillamente seduti pensando che non succederà mai. Quando succederà vedremo, e l'Italia continua a far finta di nulla. E allora chiamerei Angelo per darci lo sguardo su questo suo modo di interpretare le persone dentro al non finito. Sì, senti. No, non vorrei che si scioccassero, sicuro, non è che morono. Metti quella orizzontale così le ammazziamo prima. Allora, salvi, sono Angelo Maggio. Io ho un rapporto col non finito particolare perché sono classe 1967, quindi mi diplomo come geometra nell'85 e quindi inizio a lavorare col condone edilizio. E quindi io sono uno di quelli, no, che ho condonato molti di quei fabbricati che vedete. E nel 1988 vengo assunto dalle Ferrovie della Calabria, questa linea, e mi occupo dei fabbricati che vengono costruiti vicino alle linee ferroviarie. Quindi il mio rapporto col non finito praticamente è quotidiano. Nel 2004... Mi sposto. Mi siedo. Sì. Scusa. Che il diaframma va meglio. Vabbè. Nel 2004, io nasco come fotografo etnografico, quindi collaboro con una serie di soggetti assolutamente non calabresi, lo voglio precisare. Cioè collaboro con il Volkshochschule di Palermo, con Ignazio Buttitta dell'Università di Palermo e altri soggetti del genere per un lavoro di documentazione delle feste. E andiamo a San Luca per documentare la Settimana Santa. La Settimana Santa a San Luca, stiamo lì 5 giorni, io faccio una serie di foto, concordo con le persone che le foto verranno scelte insieme a loro. Per cui c'era una foto bellissima di un Cristo con sullo sfondo un fabbricato non finito, che a me piaceva tantissimo, però non mi sembrava particolarmente adatta da mettere in una pubblicazione.
comunque la mostra a queste persone, e a queste persone la foto piace tantissimo, per cui diventa la loro foto. Per cui facciamo una mostra a San Luca, mostra penso che sia ancora a San Luca esposta da qualche parte, comunque continua ad andare a San Luca diverse volte. Ci sono andato ultimamente alla chiusura della campagna di Klaus Davi, che vedrete, non so se avete visto le foto, c'è pure il caro Klaus Davi in una foto non finita. Allora incomincio a ragionare sul perché questa foto piaceva tantissimo agli abitanti di San Luca, perché per me era assurdo. Cioè, e allora lì ho capito che era il loro paese. Inizio quindi a mostrare altre foto che raffigurano santi e fabbricati non finiti alle persone, agli abitanti dei paesi, e vedo che le foto piacevano tantissimo. Allora incomincio a ragionare sul perché queste foto piacevano tanto. Nel 2010, se non sbaglio, c'erano le elezioni regionali, non ricordo se sono 2009 o 2010, quando viene eletto Scopelliti. E in quel momento mi viene in mente quando lei parla di rifunzionalizzazione delle strutture, perché i fabbricati non finiti diventano un particolare posto dove attaccare questi manifesti elettorali meravigliosi. Vediamo se ce n'è qualcuna. Questo Dio ti ama è un'altra cosa meravigliosa, figurati se ci odiava. Vai avanti. Ecco, questa è l'elezione al sindaco di Lamezia. Come vedete, il candidato a sindaco mette il suo manifesto vicino a un fabbricato non finito. Sì, questa è a Belvedere Spinella. Se non sbaglio, il fabbricatore è finito. Scusa, forse perché la politica, diciamo, è fautrice del programma aperto. Questa era Gentile, ci dice, le presenze turistiche, giustamente l'attacca a un fabbricato non finito. Andiamo avanti. Queste sono le provinciali a Reggio Calabria. Pietro Fuda, fra i tanti fabbricati presenti a Gioia Tauro, ci sceglie questo fabbricato, ma l'alternativa c'è. Figuratevi chi c'era prima e l'alternativa. Vai avanti. Questo è Klaus Davi, ultime elezioni comunali a San Luca. Campagna elettorale meravigliosa. Ci sarebbe da fare un convegno solo sulla chiusura della campagna elettorale di Klaus Davi a San Luca. Andiamo avanti. Rosario Crinò, qui siamo a Polistena. Dirigente medico studio radiologico di Siderno, oggi candidata alla regione, sempre al servizio dei calabresi. Scrivi Pietro Crinò, fabbricato meraviglioso. Raffa, presidente, qua siamo sempre le provinciali. Vai avanti. Questa è una foto che è piaciuta molto ad Emilio. Rocco Sciarrone, non lasciare il loro futuro nelle mani di chi lo ha già compromesso. Tu da Mattia hai capito che succede. Vai avanti. Questa, vai avanti, la più bella è un'altra, secondo me. Vai avanti ancora. No, vai avanti ancora. No, mi sa che l'abbiamo... C'è una foto bellissima. Ce n'è un'altra in cui è più completa. C'è questo manifesto in cui ci dice, chiedetelo a Stellitani, siamo al bivio di Sant'Onofrio, non so se conoscete. C'è quel fabbricato, sembra Stonehenge, bellissimo. Allora, io vi dico una cosa, io ho scritto a Stellitani... Lui mi dice chiedetelo, io ho scritto a Stellitani, chiedetelo a Stellitani, non mi ha mai risposto. Gli ho chiesto come mai aveva pensato di accoppiare la sua immagine ad un fabbricato non finito e non mi ha mai risposto. Ora il risponde solo. Ora il problema secondo me è questo, cioè vorrei precisare che a me non interessano le opere pubbliche non finite. A me interessa perché la generazione dei miei genitori ha costruito dei fabbricati che oggi non vengono abitati. Il grosso ieri discutevamo con Angela sulla storicizzazione del non finito in Calabria. Ah, ecco, io non sono d'accordo. Quando io parlo di aspettative deluse, vado a storicizzare il fenomeno non finito, almeno quello calabrese. La gran parte dei fabbricati non finiti costruiti in Calabria sono costruiti più o meno fra il 70 e l'80. Erano gli anni in cui i nostri emigrati incominciavano ad avere soldi. Da cosa si capisce questa cosa? Dai ferri uncinati.
Chi è tecnico sa benissimo che il ferro uncinato caratterizza le costruzioni fino alla fine degli anni 70. Dopodiché il ferro diventa zigrinato, quindi non si fa più l'uncinato. Ci sono diversi fabbricati non finiti, specialmente sempre nel Marchesato, che presentano questi ferri uncinati. I fabbricati costruiti dopo presentano sì i ferri non finiti, però sono lisci, cioè sono dritti, non hanno... Questo va a dare un'idea temporale, cioè quando hanno costruito, più o meno in quegli anni, perché in quegli anni c'erano delle aspettative. E vi invito a visitare, ad esempio, Sant'Eufemia d'Aspromonte. Sant'Eufemia d'Aspromonte è un paese interessantissimo da un punto di vista architettonico, perché ha dei fabbricati enormi, 7-8 piani, ha dei negozi di arredamento fantastici, ma ha tantissimi complessi edilizi non finiti, a testimonianza che negli anni 80 c'erano soldi, la gente ha costruito, non li ha finiti. E oggi non sono abitati, perché il vero problema, noi ci stiamo concentrando oggi sul non finito, perché non è finito, ma non capiamo perché i paesi non sono più abbandonati. Una delle cose che io vorrei andare a fotografare è un cinema non finito. Cioè c'è stata una persona in un paese che aveva deciso di costruire un cinema, dopodiché il cinema non l'ha più terminato, è rimasta questa struttura che avevano utilizzato come garage. Il vero problema quindi non è il furto, la truffa dell'opera pubblica, questi sono soldi che noi abbiamo speso noi, cioè la generazione dei miei padri ha investito dei soldi nella speranza di far stare bene i figli che oggi non abitano il territorio, perché Petilia Policastro è piena di fabbricati vuoti. E la porta che facevi vedere tu all'inizio, non so se avete visto a Petilia Policastro come sono fatti i fabbricati, piano terra altissimo, perché serve a mettere i mezzi agricoli, gli altri piani fatti ad abitazione, quindi si crea questa struttura fantastica con spesso un piano finito, tamponato con gli infissi, gli altri piani vuoti. Quello che differenzia ad esempio il mio lavoro da quello dell'Incompiuto Siciliano, che sono Andrea Maso e altri che hanno fatto un lavoro fantastico, che invece hanno documentato le opere pubbliche, è che il loro lavoro raccoglie il consenso di tutti. Cioè perché tutti quanti siamo pronti a puntare il dito contro lo Stato che ha fatto la truffa. Ecco quello, lo Stato ha speso soldi inutili. Invece ci viene difficile dire che mio padre ha rovinato il territorio in cui io vivo. Questa è una cosa difficilissima per noi, perché vuol dire mettere in discussione anche quello che è il cardine della, è uno dei cardini della vita calabrese, che è la famiglia. Cioè in Calabria i genitori hanno costruito case per i propri figli, hanno lavorato a Milano, hanno costruito in Calabria nella speranza che i loro figli tornassero in Calabria. I loro figli sono rimasti a Milano. Da qua, secondo me, è il vero problema. Noi oggi non abbiamo grosse difficoltà a riflettere su questo fenomeno, perché vuol dire rimettere in discussione un intero stile di vita che è alla base di quella vita che ancora oggi ci sostiene. Perché noi oggi ancora stiamo... la mia generazione sta spendendo i soldi che i miei genitori hanno messo da parte. E io non ho figli, i miei figli stanno spendendo i soldi dei nonni. Questa cosa è tragica, per cui non può essere salvata con un'attività culturale, perché ad esempio, secondo me noi oggi siamo in un nuovo non finito, che è un non finito immateriale, cioè noi stiamo passando da un non finito materiale, e oggi vediamo i segni, al non finito immateriale. Il non finito immateriale è l'illusione della cultura. Cioè noi oggi ci stanno dicendo facciamo cultura e diventeremo ricchi. Non è così. Fra 20 anni avremo i danni, che però purtroppo non si possono vedere, perché questi noi oggi li vediamo. Cioè se noi andiamo a Seminara è un paese che ha una enorme percentuale di fabbricati non finiti, Gioia Tauro ha tutta un'area nuova di fabbricati non finiti. Quando io chiedo ai tecnici perché costruite, ecco, dice perché arrivano da noi, dicono che hanno dei soldi e vogliono spendere. E perché non ristrutturate il centro? No, perché è complicatissimo. Catanzaro, il centro storico di Catanzaro si sta spopolando totalmente. I prezzi nel centro storico di Catanzaro sono arrivati a cifre ridicole. Si sta edificando Lido in un modo vergognoso.
Questo succederà quello che è successo a Cosenza. Esatto, con un calo dei prezzi impressionante e nessuno comprerà più. Quindi lo so che è tragico questa cosa, infatti penso che alcune foto sono un po' drammatiche, però se non andiamo incontro a delle soluzioni piuttosto drastiche, no? Come esempio questa è la demolizione di alcune aree. Io sono dell'idea che alcune aree, alcuni fabbricati vadano abbattuti, perché non servono. Una proposta provocatoria invece che avevo fatto, ecco qua il famoso Ferri Uncinati, qua siamo a Pedilia. Prima dell'80, più o meno. Sì. Una provocazione che avevo fatto alcuni sindaci, adotta un fabbricato non finito. Cioè, il sindaco doveva prendere e dire questo diventa un monumento, era evidente una provocazione. Però potrebbe servire a dire guardate come abbiamo sbagliato, proviamo a non sbagliare. Grazie. Grazie Angelo, perché è chiaro che apre questo ultima parte, no, di ragionamento, che è questo della percezione. Cioè quando tu parli, cioè il sindaco deve fare il monumento. Allora, il monumento che cos'è? Il monito per non fare più in quel modo o per enfatizzare quel modo di fare? È una questione di percezione collettiva. E allora ho chiesto ad Angela di spiegarci un po' più questo fenomeno che ci coinvolge tutti e che spesso applichiamo senza capirci granché. Va bene, cioè... Premetto subito che io sono molto affascinata dal non finito, lo trovo poetico anche se drammatico. Non sono un addetto ai lavori, quindi non sono un architetto né tantomeno un ingegnere, però anche forse attraverso la conoscenza con Angelo, che mi ha, diciamo, l'ho trovato stimolante, quando giro per la Calabria io mi soffermo sempre, mi fermo per osservare il non finito. Bene, adesso dopo la parentesi un po' drammatica, perché insomma sempre di dramma si tratta, perché il non finito, ricordiamocelo sempre, non è un problema estetico, ma è un problema dell'ethos, è un problema di noi calabresi, cioè noi il non finito lo conteniamo, al di là adesso del fabbricato architettonico. Io giro per enogastronomia, per ristoranti, cioè il non finito lo trovi un po' dappertutto, ma c'è anche a casa mia, c'è sempre un pezzo di non finito a casa mia. Però volevo riflettere su, ecco, diciamo riflettere, cioè qui mi viene un po' in soccorso Hegel, che dice che davanti all'opera d'arte bisogna riflettere. Volevo riflettere su questo tema, e soprattutto sulla percezione, sull'esperienza estetica e il rapporto che c'è tra esperienza estetica e percezione, facendo proprio delle semplicissime domande. Cos'è bello, cos'è brutto? O forse è meglio dire, è meglio chiedere, come percepiamo il bello, come percepiamo il brutto? Sposto dal che cosa al come, perché il come, per quanto mi riguarda, è più importante del che cosa. Come percepire, come guardare, come vedere. Con Emilio ogni tanto abbiamo fatto delle chiacchierate, insomma, a cena. Non siamo completamente disfattisti rispetto al non finito calabrese. Penso che ci sia un problema antropologico di fondo nel dare velocemente un giudizio estetico sul non finito calabrese. Certamente questi giudizi, l'esperienza della percezione, anche l'esperienza che ognuno di noi ha dell'estetica, è frutto di una stratificazione culturale, anche di una stratificazione esperienziale che ci porta a dare dei giudizi frettolosi. Noi riflettiamo quello che conteniamo. Vuol dire, Freud lo chiamava inconscio questo, ma noi possiamo chiamarlo stratificazione, quello come vogliamo. Bene, quindi cioè, il non finito, la categoria del non finito, a parer mio, andrebbe criticata nel suo interno, ma anche diciamo divisa in subcategorie, ciò che è
bello ciò che è brutto. Prendiamolo anche un po' metaforicamente. E alcuni non finiti, adesso non so se stanno passando le immagini, quelle che ho scelto io. Le mie immagini sono queste. Allora, queste sono foto che io faccio con lo smartphone quando vado un po' in giro per la Calabria. Ah, questo è il parco a Catanzaro. Noi abbiamo tre parchi: il parco Scolacium, il parco della biodiversità mediterranea e il parco dei Romani, che è questo. Questo è un bellissimo non finito che abbiamo a Catanzaro, che me l'ha fatto conoscere Angelo. È un centro commerciale non finito. Quando è stato cominciato, Angelo, questo? Ecco, io poi la cosa curiosa sulla quale mi voglio soffermare è che quando, allora, l'anno scorso abbiamo fatto un lavoro sul non finito, cioè diciamo sono venuti alcuni giornalisti che volevano fare un reportage su Catanzaro e scrissero anche sul non finito, hanno ritenuto opportuno scrivere sul non finito. I catanzaresi si sono arrabbiati, non sto scherzando, non sto parlando della gente comune, sto parlando di politici, di professionisti, dicendo che il non finito non era un problema di Catanzaro, che non ci apparteneva questo problema del non finito, perché c'è sempre questa forma di assuefazione, ma anche di normalità, perché ormai ci siamo talmente assuefatti, talmente abituati ad avere i non finiti, che noi non ce ne accorgiamo. Questo per dire, insomma, adesso c'era anche quello di Riace, se lo possiamo mandare dietro, perché per me quello è il più bello che abbiamo in Calabria. Allora, questo è un pezzo del non finito, è una struttura che sta a Riace. Io l'ho fotografato dalla strada per far vedere che c'è una strada in mezzo, poi mi sono avvicinata, ne ho fatto uno un po' più romantico con i canneti, e un po' più dietro, con i canneti. E poi insomma un altro dove si vede un po' di sterpaglia, però si intravede il mare dietro. Ogni tanto anche io uso il social come provocazione, mando queste foto sui social e vengo inondata da commenti: abbattiamolo, è un mostro, è bruttissimo. Io rispondo: no, non è un mostro, è bellissimo, non dobbiamo abbatterlo. Questo non finito, che io trovo di una bellezza straordinaria, faccio parte di una scuola di filosofia, Roccella Scolaire, da ormai 7 anni, e 7 anni fa io dissi ai ragazzi di Roccella, visto che la scuola è una scuola itinerante, cioè noi ci spostiamo, Locri, Riace, Placanica, perché non facciamo una lezione presso questo non finito a Riace? Tutti quanti mi hanno guardato: ma sei pazza, non facciamo la lezione non finito a Riace? Ho detto: all'epoca fra l'altro non c'erano nemmeno i problemi di burocrazia che ci sono oggi, perché bastava chiedere un permesso al sindaco, pulirlo un po', e poteva diventare ambiente mediale. Ecco, io ho bisogno di bere un po' d'acqua perché ho la bocca asciutta. Questa è la mia bottiglietta. Ecco, allora io trovo che alcuni non finiti andrebbero selezionati, visto che qui c'è una platea di architetti, adesso non so come funzioni, andrebbe fatto secondo me un censimento del non finito, ma non solo di quello pubblico, io parlo anche del non finito privato, che secondo me è ancora più interessante e è molto più complesso, e dividerli per categorie. Ci sono alcuni non finiti che potrebbero essere riciclati, non finiti e diventare costruzione, intendiamoci, devono diventare ambienti mediali. Cos'è un ambiente mediale? È un ambiente interattivo, dove tu ci fai, cioè, fai altre pratiche. Già lo sono, infatti io penso che lo siano già. È vero, inconsapevolmente sono ambienti mediali, perché un'altra cosa che mi preme dire sul non finito, perché un po' lo studio sotto tanti punti di vista, lo studio perché mi piace, che in questo, diciamo, in questo lasso temporale del genitore che costruisce la casa, finisce il piano e aspetta che il figlio poi rientri e finisca il secondo piano per poi poterci abitare, in questo lasso temporale che è di anni, si insinua il desiderio, cioè quindi il desiderio che diventa
un delirio, un incantesimo, quindi c'è anche del godimento in tutto questo. Poi certamente non va a finire come tant'è vero che io dico che poi diventa l'attesa dell'avvento che non ci sarà mai, però si insinua il desiderio e il godimento, e il non finito viene molto goduto in Calabria, non in tutti i casi. Noi in Calabria, adesso smentitemi, in quasi tutte le case di paese abbiamo una cucina a parte, che sarebbe la cucina, un magazzino, va bene in dialetto, il rustico, bravissimo. Noi viviamo il rustico, il finito noi non lo viviamo, viviamo il rustico, perché abbiamo proprio questa concezione di non voler rovinare il nuovo, sto nuovo non deve essere mai cominciato. Teniamo le cose di plastica sui mobili, sulle sedie. Noi godiamo il non finito, usiamo i non finiti per stendere i panni, usiamo i non finiti per appendere i peperoncini e farli seccare, usiamo i non finiti per... Credetemi, io sono stata invitata ad una festa di un non finito calabrese, una festa di 18 anni, con le luci psichedeliche, non sto scherzando, con tutto organizzato di tutto punto, e con dolci e buffet bellissimi, però il tutto era mattonato. Quindi c'è anche questa riflessione. Adesso io ho scritto una cosa sulla percezione, però la devo leggere. Dove sono i miei occhiali? Qua, che non vedo niente. La sigla della festa non finita, così non gli dai da mangiare gli ospiti. Invece da mangiare ce n'era tanto. Ah, ce n'era. Sì, sì. Comunque è l'eterogenesi dei fini. Smith diceva che alla fine c'è un fine e poi da questo fine se ne scaturiscono altri. Allora, cerco di essere brevissima. Allora, io adesso mi astraggo un po' dal non finito calabrese perché ho preferito scriverlo, sulla percezione, sul rapporto tra esperienza estetica e percezione. E parto da un famoso monito di Wittgenstein che dice: non pensare, guarda. Famosissima questa frase per chi... Allora, in questa famosa osservazione delle ricerche filosofiche, Wittgenstein formula perentoriamente il suo programma filosofico con una semplice frase: non pensare, guarda. Questo monito non vuole certamente stabilire una separazione netta tra il pensare o il guardare. Non pensare, guarda, è un invito ad uno sguardo intelligente da rivolgere a ciò che sia dinanzi ai nostri occhi come qualcosa di ovvio, di usitatissimum, tanto che non ce ne accorge neppure, tanto che ce ne se ne dimentica. Ascoltiamo dunque il monito di Wittgenstein cercando di applicarlo a quelli che sinteticamente possiamo chiamare fatti estetici, e ciò da cui ogni discorso sull'estetica non può prescindere è il suo necessario implicare l'orizzonte problematico della percezione a partire dalla sua etimologia. Infatti deriva dal greco aesthetis, un termine che somma sia il campo delle sensazioni sia quello delle discriminazioni percettive. Non c'è dunque nessun fatto estetico che non implichi delle percezioni, che non sia anzitutto l'esperienza percettiva di qualcosa. Ma forse è meglio dire che l'esperienza estetica condivide il nucleo percettivo di ogni esperienza. L'estetica, dunque, implica non una percezione speciale, bensì una percezione riflessa. E il senso di questa riflessione è puramente speculativo, bensì performativo. Se non altro, per il motivo che nella dinamica percettiva dell'esperienza estetica, oltre all'input sensoriale, entrano in gioco altri fattori. Questi fattori sono di due tipi distinti, ma non privi di relazione tra di loro. Quelli di tipo interno, proprio del feedback emotivo, e quelli del tipo esterno, dell'articolazione dei linguaggi decisivi per l'attivazione del giudizio e per l'attenzione nei confronti dell'ambiente. Proprio questi elementi determinano un'esperienza estetica sotto il profilo emotivo e sotto quello cognitivo. Cito Wittgenstein: i nostri usi di bello,
bello, brutto, meno bello e affini, i nostri giudizi estetici implicano forme di vita e con esse un'intera cultura, un modo di vedere e organizzare sensatamente il mondo. Il filo che si intreccia nel fatto estetico non è solo dunque relativo alla vita percettiva, è anche quello del senso, della connotazione culturale, dei significati di quanto abbiamo appreso, assimilato e vissuto nel corso della nostra vita. Questa è la famosa stratificazione di cui parlavo prima, cioè voglio dire, noi siamo stratificati culturalmente, esperienzialmente, e da qui noi poi riflettiamo in termini proprio di esperienza estetica ed esperienza percettiva. Quindi sia un orizzonte percettivo sia un orizzonte linguistico si stringono nel fatto estetico in un unico nodo. Allora, torniamo al non pensare, guarda. Cosa insinua sottilmente Wittgenstein? Noi sappiamo che ogni perché ci permette di scoprire qualcosa sotto, dietro, che non potevamo vedere prima. Wittgenstein invece afferma che tutto è visibile, tutto sta a saperlo guardare. Non si tratta di guardare dietro, ma di come vedere, il come è più importante del perché, del che cosa. Quando si ha intenzione di compiere un'indagine teorica o pratica, che sia su concetti o anche azioni, comportamenti, non ci si può interrogare sulle cause. Paradossalmente chiedersi il perché diverrebbe anche un discorso, diciamo, per i filosofi sicuramente antifilosofico, perché è la domanda, diciamo, principale che i filosofi si pongono. Quindi, per poter riflettere, dico per il mio in questo caso, su concetti e fenomeni, in questo caso del vedere come percezione, decidiamo di abbandonare un po' il perché per erigere le fondamenta sul modesto ma solido terreno del come, domandandoci come vediamo. Noi dobbiamo domandarci come vediamo. Devo chiudere? Vabbè, finisco questa cosa. Il vedere in questione ha al contempo un senso ampio e un senso molto specifico. Ampio in quanto non riguarda solo la visione come percezione sensoriale, ma un vedere interpretativo che dia ragione dei diversi modi di vedere le cose. Il senso specifico invece si riferisce alla particolare esperienza vissuta del vedere aspetti, del vedere un qualcosa come qualcosa o come qualcos'altro, che potremmo definirli vedere come. Allora, vedere come invece di come vedere, sostanzialmente, per dirlo in modo anche, diciamo, semplice, potremmo riuscire a vedere un non finito come, cioè astraendolo da tutto ciò che stratifica il nostro modo di essere, è culturale, è esperienziale. Quella fotografia mia che ho fatto, questa qui, astraiamo da tutto ciò che è dramma, da tutto ciò che è storia, da tutto ciò che è voglio costruire la casa ai miei figli, voglio fare soldi, eccetera, eccetera. Noi adesso ce l'abbiamo. Come lo vediamo? Lo vediamo ancora mostro? Beh, diciamo che... Emilio, intervieni tu. Abbiamo sempre tante domande e poche risposte, alcune volte per niente, quindi deludiamo da questo punto di vista, no? È il come, ma è anche il come interveniamo. Come interveniamo? No? Perché questo è il nostro grande tema, e perché altrimenti lasciamo sempre questa storia dell'indeterminatezza, cioè le cose succedono, accadono e poi gli diamo comunque una giustificazione, bella o brutta, la vogliamo rimuovere o non rimuovere, però in realtà dobbiamo affrontarla questa questione, e la dobbiamo affrontare con gli strumenti multidisciplinari, cioè gli occhi dell'architettura porgono sul piatto delle soluzioni, se vogliamo chiamarle così, degli elementi operativi,
Quindi mi piacerebbe che l'anno prossimo potessimo presentare dei progetti che in maniera proattiva intervengono su questi ambienti, su queste situazioni che sono, come abbiamo visto, no, molteplici, di diversa scala, pubblici, privati, abusi, non abusi, cioè piccolissimi, di grandissima dimensione, urbani, extraurbani, nel mare, sul cucuzzolo, cioè non, c'è una varietà incredibile, però c'è. Non possiamo eliminarla, perché se fosse facile come farlo con un computer forse l'avremmo già fatto. Non possiamo cristallizzare anche questo fenomeno in tutta quella banalizzazione della cristallizzazione storica del tessuto costruito, perché sarebbe un ulteriore errore, trappola che ci impedisce di mettere in atto il presente. Tutte le epoche l'hanno fatto, ci sono posti nel mondo che hanno risolto il loro rapporto con la storia, forse perché ne hanno molta di meno di noi, e allora in questa libertà, in questa labilità, che come diceva Luigi, c'è una grande possibilità. C'è una questione di tempi, naturalmente Sciabaca non è solo questo seminario, abbiamo altri appuntamenti nel corso della giornata. Avremmo 10 minuti essenzialmente, se qualcuno ha piacere di fare delle domande puntuali e chirurgiche. Sì. A proposito di azioni, mi sentite? A proposito di azioni interessanti, il Comune di Rosarno ha fatto una cosa della quale non se n'è assolutamente parlato, cioè nel momento in cui si presenta una richiesta di per poter costruire un fabbricato, ha imposto una cauzione che verrà poi presa quando il fabbricato verrà finito. Però il Comune di Rosarno non solo te la restituisce, mi ha detto che da quando hanno messo questa cauzione i fabbricati vengono finiti, e loro dicono non si riescono a spiegare perché la quazione è bassissima, non stiamo parlando di un importo esagerato, però questa cosa è molto interessante. La spiegazione è quella che ti ho dato io ieri sera. Sì, perché poi passo io a fotografare. Come il cervello del sud del Cantino. Prego. Lancio una provocazione a chilometro zero. A Soveria abbiamo del finito, non finito, o meglio dire un finito più non finito. Le due fontane all'inizio e alla fine del paese, che non funzionano per come sono state progettate, per le spese soprattutto di elettricità. Mi rivolgo agli architetti che se le hanno viste, Emilio le conosce benissimo. Anche a Soveria potremmo fare qualche cosa? Questa è la mia domanda. Beh, certo che possiamo fare tanto, no? In che senso? In che direzione? Diciamo, altrimenti adesso, io ce l'avrei già un'idea. Sono grigie, allora, anonime. Iscriviti al workshop. Io chiamerei un writer e le farei pitturare, per esempio, con i colori più sgargianti, con quelli dell'arcobaleno, non lo so. Vabbè, sarebbe già un vitalizzarli in maniera diversa, in maniera tale che chi arriva non li veda come un grigio. Possiamo colorarle, perché così poi qualcun altro dirà che saranno colorate. Benissimo, ci sarebbe sempre da fare qualche cosa, nel senso che qualcuno di voi ha ricordato. Grazie. Certo, no. Grazie Emilio. Altre domande? No. Nessun'altra domanda? Professor Cavalcanti, ci contavo. No, avete tirato in ballo una serie di argomenti e argomentazioni tali che la provocazione intellettuale è stata massima. E credo che tutto questo avrebbe richiesto più che i 10 minuti concessi all'uditorio per eventuali domande. Sarebbe stato più interessante probabilmente fare un dibattito. E quindi mi rendo perfettamente conto che le cose che dirò sono del tutto
episodiche e quindi si muoveranno necessariamente sul piano della superficialità, o perlomeno così a me sembra. Si è parlato di provocazioni poco prima e io credo che anche dai relatori siano venute delle provocazioni. Provocazioni massime da parte di Puglisi. E mi chiedevo, appunto, questa eventuale invenzione, virgolettato, del non finito, a proposito di uno dei grandi del passato, se ha una base di ordine teorico o se invece è un'interpretazione a posteriori che potrebbe presentare punti deboli per il fatto che ci sono anche altre motivazioni che non sono quelle dell'esaltazione del non finito, e ci sono motivazioni di ordine esistenziale, di ordine economico, eccetera, eccetera, eccetera. Così come parlare, il discorso è stato affascinante, fuori di dubbio, del borgo toscano caratterizzato dalle torri famose, parliamo di San Gimignano, se questa sorta di presa d'atto di una situazione che non consente l'intervento, perché ci troviamo di fronte ad una realtà che è quella del finito, ma dico, ci sarà pure un hinterland sul quale eventualmente intervenire per quanto riguarda soluzioni contemporanee o moderno-contemporanee per quanto riguarda le esigenze della comunità. Perché poi c'è un pericolo di fondo, il pericolo di qualcuno che tende a considerare come non finito il finito. E qui gli esempi che potremmo addurre sono molteplici. Basti per tutto citare chi con un pennello ha imbiancato una parete sotto la quale c'erano degli affreschi che sono stati considerati inutili o superati o non rispondenti alle esigenze di ordine estetico o funzionali del momento in cui chi ha preso il pennello lo ha utilizzato. E per quanto riguarda la Calabria, idem. Non credo che ci si possa fermare, e d'altra parte è stato tentato, ad una valutazione di ordine estetico. Perché mi è piaciuta molto la domanda che si è posta, sposato in apertura di discorso, quando si chiedeva che cosa è bello e che cosa è brutto. È uno dei grandi problemi della filosofia o della storia della filosofia, che va sotto il nome di estetica, lo sappiamo tutti. E qui, a parte le motivazioni di fondo che andrebbero pure toccate, non possiamo certo mantenerci sul piano architettonico o architettonico-urbanistico, se preferite, perché poi bisognerebbe, per quanto riguarda il non finito in Calabria, andare a vedere tante altre motivazioni che sono di ordine politico, di ordine economico, e sono state solo toccate. Ci sono state, non parlo di lacune, ma che andrebbero approfondite ognuna seriamente e con un impegno che non può essere quello di una relazione. E a questo proposito viene in ballo anche l'eventuale coinvolgimento delle comunità e di che significa un'estetica, che argomento che è stato toccato per la verità, un'estetica popolare da un'estetica colta, e come si possa coinvolgere la comunità che ha altre motivazioni ed altri canoni estetici a cui riferirsi per quanto riguarda il futuro, visto che poi tutto il discorso è proiettato non soltanto sull'esame del presente, ma verso il futuro. E qui naturalmente il discorso acquisterebbe una dimensione molto più ampia. E piccola nota di ordine gastronomico.
siccome si parlava di cucina e di una cucina ne parlava sposato, in cui il non finito era dominante, mi chiedevo pure, ma non per buttarla sul faggetto, seppure i cibi appartenevano alla categoria del non finito. Allora, grazie al professor Cavalcanti, cioè è chiaro che l'argomento apre grandissime interrelazioni ed è multidisciplinare. Non abbiamo la presunzione di pensare che con questa iniziativa adesso ci sia una grande strada di come andare avanti su queste questioni. Questo è come tante cose un inizio di ragionamento. Vedremo con che strumenti, con chiunque in qualche modo vorrà misurarsi con una specie di osservatorio permanente, ma soprattutto con un meccanismo del fare, perché altrimenti continuiamo sempre in questa storia di analizzare il perché, il per come siamo arrivati a questo, ma poi quando dobbiamo dire adesso che cosa facciamo, pensiamo a quale sia la prossima analisi da fare. Quindi con questo vi ringrazio della pazienza e vi do appuntamento al prossimo pezzetto di Sciabaca che si tiene alla rosa nel bicchiere.